ragazze, allora, video haul, abbigliamento questa volta, OVS, e ho preso, allora spero di ricordarmi tutti i prezzi, e spero di trovarli scritti tutti. Questo vestitino di raso, allora la fantasia è questa. Quindi un po' di spruzzi di colore con rose e gialle, che ha la scollatura a décolleté, quindi quella che passa sotto le braccia, per intenderci, con l'elastico. E poi ha una culisse qui sul bacino, che si annoda con un fiocco, se vi piace appunto. E finisce normale classico, questo è di raso, è verde, giallo, è molto molto estivo, è colorato. Non lo so, mi piaceva e l'ho preso. Tra l'altro l'ho pagato 10 euro. Quindi è molto bello. Poi ho preso questi vestitini che possono essere utilizzati anche a maglietta. Eccoli qua, con scollo classico a caftano, quindi la V. Manica leggermente a kimono, stampa fiori su sfondo nero, e qui hanno rimesso un pezzo di cotone grigio qui al lato. E costavano 39,99, l'ho pagati 25 e ne ho presa questa nera e poi ho preso questa bianca che è fantastica. Eccola qua, dietro ha questa cerniera a vista. Poi questi pantaloncini corti, giallognolo senape, per abbigliamento casalingo, e li ho pagati 5 euro. Sono al ginocchio, quindi diciamo un pantaloncino da ciclista. E poi ho preso questo pantalone di lino, come quello verde che si era presa mia sorella, però io l'ho preso blu, questo con qui l'elastico e scende a sigaretta sul fondo, di lino con un classico 5 tasche, 4 tasche, e costava 29,99, l'ho pagato 20. E poi acquistissimi da H&M. Qui ci abbiamo dato dentro. E ho preso un altro pantalone di lino, questa volta però bianco. Se riesco ad abbottonarlo, eccolo. Quindi con la sua cintina normale, anche questo con quattro tasche e anche questo stretto al fondo. L'ho pagato 10 euro. Poi queste canottine che non erano saldate, ma poiché l'anno scorso mi ci sono trovata bene, anche se non le avevo prese qui da H&M. Le avevo prese da Promod, visto che le ho pagate molto di meno, le ho riprese. Queste canottierine con la bretellina di pizzo. Le ho pagate 7,95 questa. E questa è verde acqua. Poi ho preso una rossa, un rosso, da rosso rosso corallo, molto acceso. E questa 7,95. E poi ce n'è un'altra. Vabbè, ce n'era un'altra, ma è nera, quando la trovo ve la faccio vedere. Poi questi pantaloncini con questa stampa Hawaiians, diciamo, un po' molto estiva, quindi palme bianche su sfondo nero, pagati 7 euro. Stesso modello, ma colori molto più accesi. Beh, sfondo beige con palma verde lime, sempre 7 euro. E questo che è hawaiano per eccellenza, con i fiorellini. Eccolo qua, quindi uno sfondo
E lo stesso sfondo di palma bianca, se potete, se notate, ha uno sfondo nero e bianco con delle palme, però al di sopra ci hanno messo dei cerellini, anch'esso 7 euro. Poi, questi pantaloni di cotone, normali con 4 tasche, che arrivano alla caviglia e hanno lo spacchettino, un po' stile anni 50, pagati 7 euro. E gli stessi, però di un colore un po' più coralloso che questo, io lo adoro, infatti questi sono i miei. Questi però 10 euro. Non lo so perché io vado sempre sulle cose che costano di più. Poi, altra mega bustona, e abbiamo preso. Allora, questo cerchietto qui, con questo fiore qua, pagato. Anziché 4,95 un euro. L'altro è questo che ho indosso. Poi queste magliettine molto leggere con questo scollo sempre sotto le braccia, ma con queste balze qui che danno più volume al seno. Pagate 3 euro. Ho preso questa chiara con questi fiorellini un po' più tenui. E quest'altra più scura. Tra poco uscirà il malloppo il malloppo di vestiti qua. E non mi vedrò più io così che cerco di nuotare al di fuori. Poi, la canottina quella con le maniche di pizzo, nera. Le maniche, le bretelle più che altro. Questa che non era in saldo ma mi piaceva troppo, questa maglia bianca con la manica a pipistrello e l'elastico qui sotto. Eccolo, lo vedete? Non lo so, vabbè, questa che ho pagato 14,95. Questi pantaloni ovviamente miei perché solo io sono una stramba di casa, stile pitone che mi struscia sulle gambe, eccolo qua, con l'elastico qui al fondo, pagati 10 euro. E lo stesso pantalone, però molto più sobrio, mia sorella, che è questo nero, semplice. E infine mi sono comprata, poiché io quando passa per i costumi, ho preso però solo il pezzo di sopra, perché il pezzo di sotto erano troppo sgambati per i miei gusti. Poi l'altro vedremo dove andarlo a prendere, o lo faccio io, non lo so, poi vediamo. Questo costume bellissimo, cioè è troppo bello. Poi con l'abbronzatura, cioè l'ho provato addosso, spicca proprio, non lo so, è fantastico. E l'ho pagato 14,95, cioè era tra la roba in saldo, io pensavo che costasse 7 euro. Aspetta, controlliamo lo scontrino. Giuro che se non era in saldo torno da Luca e gli faccio vedere i baffi, per chi lo conosce, il commesso di H&M di pantaloni, camicie, costumi da bagno. Non era in saldo. Io ero convinta di pagarlo 7 euro. E non me l'ha nemmeno detto. Vabbè, oramai è andata. E niente, ho preso una sorpresina per voi che vi farò vedere più in là in qualche quiz away, giveaway, non lo so, vediamo, però è bellissima, io adesso la sto guardando, è troppo troppo bella. Così quasi me la tengo. Io che sono egoista, no scherzo, è per voi e rimarrà per voi. E niente, il mio video acquisti, vi faccio vedere la mia makeup table. Sembra uno di quei mercati. È fantastica, vabbè. Non ci fate caso, è il caldo, o sarà io, no, non lo so. Un bacio e al prossimo video, ciao ragazze.